per Alice, ti amo tanto. Che bello! Settimana prossima si parte? Oggi mi sento un uomo in missione. Signori e signore, sono Luca Campolunghi, benvenuti in un nuovissimo video. Siccome Alice oggi non c'è, ho deciso di farle una sorpresa. Vorrei regalarle un viaggio, dato che so che lei ama viaggiare. Intanto sta piovendo. Siccome lei ama viaggiare, voglio regalarle un viaggio. Siccome non so minimamente dove portarla, perché comunque io e Alice siamo stati in Thailandia, siamo stati in Qatar, siamo stati in Egitto, quest'estate, a fine estate andremo in America, siamo stati a Londra, siamo stati a Vienna, quindi settimana prossima vorrei portarla da qualche parte. Siccome non ne ho idea, chi meglio della mamma e della sorella può aiutarci in questa missione? Vabbè, io direi di partire, anche perché abbiamo 33 minuti di macchina. Partiamo. Ok, sono praticamente a casa dei miei, non so se si vede, ma c'è la pioggerellina, proprio quella bastarda. Adesso saliamo e loro non sanno nemmeno perché sono qua in realtà. Oh, oh, ma c'è qualcuno che mi sta attaccando già nell'ascensore. Ciao. Il primo ad accogliermi. Ciao, Cocchito. Ciao. Ciao. Ecco la mamma. Ciao. Ciao. Tu sei con il telefono in mano. Ma proprio tutti ci siamo. Tutti al completo. Ciao, al completo. Mua. Vieni, ciao, bambolina. Mua. Bacino alla mamma. Mua. Comunque, ma sapete almeno perché sono qui? Diccelo te. Nessuno ha idea? Un video. Vabbè, se mi vedi col telefono, devo fare una sorpresa ad Alice. Venite. Allora, qua dovete aiutarmi voi. Che senso? Forse è meglio se chiedo solo alle donne. Settimana prossima voglio portare via Alice. Oh. Dove? Vorrei regalarle un viaggio di 3-4 giorni. Quindi Napoli, Napoli. No, ecco. Fuori dall'Italia. Fuori dall'Italia mi mette tristezza, io non ci andrei. Io. Perché no? Perché c'è troppo bello da vedere in Italia per andare fuori dall'Italia. Vabbè, ho capito, se voglio portarla all'estero, poi a Napoli ci siamo stati poco fa. Sì, ma Napoli ti mette sempre. Sì, ho capito. Parigi? Ci siamo già stati a Parigi. Madrid. No. Allora. Spagna. Papà, metti il muto al telefono, perché? Che sennò ti fa trin. Non è il mio. Spagna è molto bella. Alice ha un debole per la Spagna. Grecia. Sto dicendo, Alice ha un debole per la Spagna, Grecia. Grecia, poi ci siamo già stati l'estate scorsa. Alicante mi hanno detto che bella. Alicante mi hanno detto che bella. Siviglia. Barcellona, ce ne sono un sacco belle. Papà? Alicante. Allora ragazzi, ringraziamo mio papà. Ok, ciao. Perfetto, puoi andare pure di là, papà, tranquillo. Come lo sapevo che mi servivate voi due alla fine. Allora, Spagna ci siamo. Barcellona io non ci sono mai stato. Bellissima. Lei mi ha detto che è meraviglioso, perché lei c'è stata ma era piccolina. Madrid io ci sono già stato, quindi preferirei no Madrid. Barcellona bella. Io ho visto Barcellona e ho visto Siviglia. Anche Siviglia dicono sia bella. Siviglia. Però Barcellona se ne avevo vista. Cosa fa? Perché a Bari? Voi piace la Spagna? Cioè, nel senso, se devo. Perché fuori dall'Europa è impossibile. Cioè, organizzare da una settimana. No, 3 giorni là. Così no. Avrei detto Londra, ma siete già. Ci siamo appena stati. Vienna ci siamo stati. Vienna, Praga. Però se ti piace la Spagna. No, bella. Spagna e Barcellona è bella. Poi ho visto. La Spagna come clima è anche bella. Sì, più o meno. Migliora rispetto a. Poi la paella. Cosa importante adesso, qua mi servite voi. Giustamente io non è che posso prendere i biglietti e magari lì se c'è qualcosa da fare. Tipo settimana prossima, qualche giorno. Allora, lunedì e martedì no, perché io e lei abbiamo la radio. Quindi se da mercoledì. Dal 10 al 13. 13 è sabato. Tu Eli puoi dirle semplicemente. Di andare da qualche parte. No, settimana prossima hai qualcosa da fare. Ti va di andare un giorno a fare shopping io te? Eh sì, cioè. Un giorno, però magari prendi un giorno. No, un giorno gli dici. Sono 10, vengo su 3 giorni.
vengo su Milano 3 giorni. È vero. 3 giorni sei impegnata, facciamo qualcosa insieme. È vero. 2 giorni sei impegnata. Se lei ti dice sono libera tutti e 3 giorni, ma... siamo a cavallo. Tu Cruz le chiedi per una cena. Gli dici magari, perché magari di giorno libera la sera. Magari faccio tipo 2 giorni. No, tu gli dici, io da mercoledì a sabato sono su a Milano. E tu gli dici, dato che c'è anche la Eli, diciamo una sera cena. Quindi un giorno glielo becchi tu, un giorno glielo becchi tu. Almeno che abbiamo sei libera. Vai. Quindi. A posto. Ci siamo. Parte la missione. L'idea quindi è Barcellona. Barcellona o Siviglia? Io direi Barcellona o Siviglia. Però se Barcellona tu non l'hai mai vista. Vabbè, quello ci penso. Adesso partono le chiamate. Vai, chiama Alice. Mi messo la foto di noi due. Ciao Ali. Ciao. Tutto bene? Io sì, tu? Come stai? Ti disturbo? No, vai. Ok. No, no, ascolta, siccome mi ha chiamato la Eli, mi ha detto che la prossima settimana dovrebbe arrivare su mercoledì lei e sta qua qualche giorno, credo fine settimana. Se volevo sapere come siete messi, cioè vabbè, poi a Luca chiederò perché tanto magari lo sento in questi giorni, però se volevo sapere se hai impegni qualche sera, volevo portarvi fuori a cena in un posto carino che mi hanno consigliato. No, hai una sera, preferisci una sera o un'altra, avete qualcosa? Sì, una sera vale l'altra, non c'è problema. Che dovrei? Sì, sì, la Eli quando sale su. La Eli mi ha detto che arriva mercoledì, quindi se tu, cioè, dimmi una sera, se va bene tutte le sere, perché poi lì è sempre pieno, devo prenotare, devo essere sicura che sia, cioè che poi dopo non ci sono problemi, ecco. Se mi dici che una sera vale l'altra? Sì, sì, assolutamente. Allora chiederò a Luca e la data che mi dà lui poi prenoto, va bene? Perfetto. Va bene, dai, ti mando un bacione, a presto. Ciao bella. Ciao a te, ciao ciao. Sera libera, brava Cruz. Adesso Eli, il tuo turno è capire se durante la mattina e il pomeriggio non ha niente da fare, quindi magari chiederle di fare shopping. Siamo tornati alle origini adesso, ragazzi. Tornati alle origini sul pandino. Da qua è partito e da qua è tornato. Cosa? Il pandino. Vabbè, giustamente. Sì. Adesso stiamo andando dai nonni, magari chiedo consiglio anche alla nonna. Intanto abbiamo avuto l'approvazione da parte della mamma che Alice la sera è libera. Poi la Eli dovrà vedere per Alicante. Papà, la scelta è tra Barcellona e Siviglia. Ah. Alicante. Ci siamo già stati. Vabbè, poi al massimo chiedo consiglio anche alla nonna, perché il nonno fa come papà. Siamo arrivati dai nonni. Cochino. Ok, suonato. Eccoli. Ciao, amore. Ma ciao, cosa? Ciao. Vai, prendi. Amore, ciao. Prendi. Vieni. Ciao, bambolina. Vieni. Ciao. Ciao. Allora, bella la mia nonna, grazie. Anzitutto sono venuto a prendere le uova di Pasqua, perché mi avete detto che c'erano delle uova di Pasqua. È vero. Che mi sembrano lì dietro. Esatto, uno per te e uno per Alice, sì. Uno per Simo che non c'è. Uno e uno. Per Simo e l'Elisa sono giustamente. Bene, grazie. Prego, amore. Oh, le uova della Kinder, ragazzi. Sempre il numero uno. Comunque. Adesso sono qua perché ho bisogno di un consiglio dei nonni. Perché allora ho parlato con la Eli, ho parlato con la mamma, ho parlato col papà. Il papà, vabbè, è un disastro. Ho bisogno di un vostro consiglio. Dimmi. Settimana prossima. Yes. Allora, vabbè, sempre se dopo la Eli. Eli, tu ricordati che dopo devi chiamare Alice. Ah, sì. Settimana prossima voglio regalare un viaggio ad Alice. Ah, bello. Voglio portarla da qualche parte. Ok. Dove la dovrei portare? Allora, su consiglio dell'Elisa, la mamma, che era uscito fuori la Spagna, Alice è grande amante della Spagna. Io in Spagna ci sono stato pochissime volte. Oh yes. Loro mi hanno consigliato Barcellona, perché Barcellona io non ci sono mai stato, mi hanno detto che è stupenda. Alice c'è stata da bambina. Si è acceso il fornello. Alice c'è stata da bambina, non se la ricorda, ma dice secondo lei è stupenda Barcellona, quindi secondo voi Barcellona è una bella meta? Fai conto di andare 3-4 giorni, perché andare fuori dall'Europa in una settimana è troppo difficile da organizzare. Esatto. In Italia, comunque in Italia preferisco portarla un po' all'estero. Mm-hmm. Per me? Nella zona della Spagna, di quelle parti lì, o Barcellona,
Barcellona. La mamma, Tenerife, la mamma del Tenerife, Porto Vecchio, Tenerife forse più verso l'estate. Adesso siamo ancora, sì, siamo ancora i primi di aprile. Però per me va benissimo. E invece vabbè, poi vedo, capisco, guardo anche un po' i prezzi, i voli. Se invece un'altra tappa secondo voi, cioè magari non per forza della Spagna, no, in Europa, perché io sono grande amante della Scandinavia, Norvegia, Svezia, non nego che potrei portare. Ma fa freddo. Ho capito, se vai in Norvegia non ti aspettare di andare al caldo. Diciamo che da parte mia posso sempre sentire dire per chi c'è stato, ma io che non ci sono stato come faccio? Vabbè, dici, anche io non ci sono mai stato in Norvegia o in Svezia, però è una cosa che sogno visitare. Tu, un posto che sogni di visitare, che non hai mai visto, qual è? Perché io, allora, non nego che vorrei portarla, magari anche a breve, non ho detto vorrei portarla a Stoccolma, in Svezia, perché mi affascina. Io non faccio di parte perché io quando si parla di belle mete io vado sempre al mare, solo al mare. Quindi ti piacerebbe le Maldive. Esatto. Che è fuori dall'Europa e costano anche un bel po'. Quindi magari oppure anche mi piacerebbe tornare in Egitto. In Egitto è sempre fuori dall'Europa. In Europa proprio ti piace di... No, io guarda, sempre parlato della Spagna, Fuerteventura dicono che va bene, niente ragazzi, abbiamo capito che siamo sulla Spagna, siamo sulla Spagna, siamo sì, sulla Spagna. Barcellona approvata. A Barcellona ci abitava mio cugino e sono andate a trovarla i suoi genitori parecchie volte, ho detto che è bellissima. Perché è bellissima anche la Slovenia, l'Albania. Sì, però io lì non conosco nessuno. Siamo sulla Spagna perché Barcellona. Siamo sulla Spagna perché forse riesce a avere anche un pochettino di sole di questi periodi. Infatti dovrebbe esserci un bel clima. Vabbè ragazzi, abbiamo capito che siamo sulla Spagna, adesso vedo un po' i prezzi, i voli e poi, ah no, anzi, prima Eli direi che è arrivata l'ora di chiamarla. Esatto, devo chiamarla e vediamo se è disponibile dal 10 al 13. Bravi, grazie. Prego, non, un piacere. Non che abbiano consigliato chissà cosa, ma va bene lo stesso. Eccoci sul pandino. Via, penso il che... mio pandino. Vabbè. Penso sia la prima volta che guido con... cioè la prima volta che salgo in macchina con mia sorella alla guida. Adesso tanto... vabbè, tanto adesso tra 3 minuti siamo a casa e... chiamiamo Alice. E devi chiamare Alice, anche perché ormai... Vabbè, sono passate un po' d'ore. Sono passate 2-3 ore dalla chiamata di mia mamma, quindi Alice non dovrebbe sospettare nulla. Vediamo. Tanto il tempo è sempre uno schifo. È arrivato il momento. Chiama Alice, mi raccomando, Pronto? Ciao Ali, come stai? Ciao, tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Volevo chiederti una cosa. Io settimana prossima, mercoledì, ritorno qui da Carrara e sto fino al weekend. Tu ci saresti sì, un giorno? Sì, me l'ha detto. Sì, sì, infatti me l'aveva detto che poi andiamo a cena fuori. Ma tu ci saresti un giorno per andare a far shopping? Sì. La mattina e il pomeriggio è uguale. La mattina e il pomeriggio è uguale? Sì, sì, è uguale. Poi dimmelo che almeno segno. Va bene, perfetto. Allora poi ci organizziamo. Ok. Un bacio, ciao Ali, ciao ciao. Bacio, ciao ciao. Perfetto. Top! Devo prenotare adesso. Via. Adesso manca solo volo. Volo, hotel, ma manca tutto. Manca tutto. Cioè. Vabbè, adesso... Vedo. Ok, ragazzi. Biglietti presi, alla fine ho optato per Barcellona, partiamo il 10 e torniamo il 13, quindi faremo 4 giorni, ovviamente Alice ancora non sa nulla, quindi andiamo a casa perché lei dovrebbe essere arrivata, ma prima andiamo in cartoleria perché voglio stampare i biglietti, metterli in una busta, almeno le facciamo la sorpresa. Bene ragazzi, direzione cartoleria e finalmente andiamo a stampare i biglietti per poi andare a casa da Alice e vedere quale sarà la sua reazione. Tra 3 minuti arriviamo in cartoleria. Ok ragazzi, sono arrivato praticamente alla cartoleria, adesso entro, stampo tutto e poi andiamo sotto casa da Alice. Busta presa, così sembra letteralmente un foglio bianco. Meno male ho una penna in macchina, almeno lo personalizzo un attimo. Ok, come non detto, io lascio sempre un, non è una penna ma è un tipo un pennarello indelebile. Scriviamo sulla busta, io scrivo per Alice, ti amo tanto. Adesso la chiamerò
tanto sono sotto casa, le dico che la porto a fare un giro, in realtà non è vero, e lei appena salirà in macchina le daremo questa busta e vedremo la sua reazione. Non vedo l'ora! Ok ragazzi, sta per arrivare Alice, io intanto la busta la nascondo dietro, aspettiamola, tanto dovrebbe scendere a momenti. Amore. Ciao amore. Dove mi porti? Andiamo a fare un giretto. Dove? Dai, non ti porto da nessuna parte. E sono scesa per? Sei scesa per? Per? Potrebbe esserci una sorpresa per te. Mi stai anche filmando? Se ti sto filmando, potrebbe esserci una sorpresa per te. Ma bello brutto. Una sorpresa brutta? Sì, ce ne possono essere tante sorprese brutte. Conoscendoti. Ehi, si calma, calma, cioè è tutto il giorno che sto organizzando sta cosa. Bravo amore, 24 ore. Una busta, mi ha regalato una busta con scritto: per Alice ti amo tanto, la tua calligrafia fa sempre schifo perché sei mancino. Sì, vabbè, ma un minimo di riconoscenza, cioè non è che apprezza il ti amo tanto. Grazie amore, anche io ti amo tanto. E questa busta è per te. Questa è la sorpresa. Devi aprire la busta. Giustamente. Oh, come l'ho aperta bene. Brava, almeno possiamo tenere la busta per... Andiamo a Barcellona! Che bello! Bello. Ma dai, piangi. Partiamo al 10. Settimana prossima! Tra l'altro mi sono organizzato, secondo te tutte le telefonate che ti ho fatto fare da mia mamma, se c'eri a cena, era per capire se eri libera settimana prossima, mica che dicevi, no guarda che il 10 devo fare... No, togliamo tutti gli impegni. Grazie! Tu non ci sei neanche mai stato a Barcellona. Io non ci sono mai stato, so che a te piace tanto la Spagna, so che comunque... Siccome faremo un grande viaggio in America, dall'altra parte del mondo, più avanti, io ho detto la porto 3-4 giorni in un posto che secondo me a lei piace, perché tu mi dici sempre che la Spagna ti piace tantissimo. Grazie. Siccome io non ho mai visto Barcellona, siccome so che tu ami Barcellona. Queste sono le belle sorprese. Sei felice? Sì, tanto. Settimana prossima si parte? Tu che mi rompi sempre, voglio... Perché non mi porti mai via? Perché non mi porti mai via? Grazie. Quindi sta busta la teniamo? La teniamo. Grazie. Quindi a questo punto fatemi sapere che video vi piacerebbe da Barcellona, anche perché manca poco, Cioè con poco preavviso, No, va bene. Settimana più spesso, ecco. Anche perché, piccolo spoiler, stiamo organizzando una bella vacanza anche per quest'estate. Sì, vero. Quella non è nessuna sorpresa, la stiamo organizzando insieme. Comunque, secondo te chi è la persona che mi ha convinto a dire Barcellona? Non lo so, tua mamma o tua sorella. Certo non tuo papà. Tuo papà ha proprio detto, melegnano. No, tuo papà ha detto, ma sì, ma portala qua in Italia, tanto l'Italia ha bei posti. Vero, Però so che a te piace viaggiare, l'estero, uscire. Siccome organizzare da una settimana all'altra fuori dall'Europa... È difficile. È difficile, ho detto, la Spagna è una bella tappa. Poi ho visto il clima, dovrebbe essere bello. Vai, a te l'onore di chiudere il video con la busta in mano. Se vi è piaciuta Se vi è piaciuta la sorpresa che mi ha fatto Luchino, iscrivetevi al canale, mettete like e seguite i prossimi contenuti perché faremo qualcosa da Barcellona sicuramente. Un bacio. Ciao ragazzi. Che dire? Un bacione, noi ci vediamo al prossimo video e settimana prossima ci vediamo direttamente dalla Spagna.